Ma abbiamo innanzitutto lavorato bene in settimana e sono contento più che altro per aver avuto la disponibilità di tutti i calciatori. Ed è quello era il primo mio intento, più importante, cercare di coinvolgere tutti, di portare entusiasmo e di lavorare, di cercare di presentare domani una squadra che ha innanzitutto grande voglia di fare risultato e nello stesso tempo portare dentro il lavoro fatto in settimana. Ho provato tutte e due le soluzioni perché abbiamo giocatori con caratteristiche che possono sia giocare a 4 che a 3, specialmente sugli esterni, dove abbiamo terzini che secondo me sono dei grandi quarti di centrocampo, e quindi ho provato anche quella soluzione. E io in mente ho tutto chiaro, so quello che farò domani, però è una soluzione che potrebbe servire a questa squadra. Gasso è un giocatore. Mi aspettavo questa domanda perché è il tormentone di Pescara, è un giocatore importante per questa squadra, innanzitutto come uomo. Lo vediamo sicuramente in mezzo, non sicuramente da mezzala, questo sicuro. Equilibrio, trovare l'equilibrio prima possibile e cercare di difenderci mentre attacchiamo. E quindi voglio una squadra, gli ho chiesto alla squadra una grande prova mentale perché è difficile in 4 giorni cambiare totalmente il microchip che i giocatori hanno dentro, però gli ho chiesto grande disponibilità in questo perché dobbiamo ritrovare certezze, specialmente quando attacchiamo ci dobbiamo già difendere, quindi dobbiamo avere un grosso equilibrio in campo e senza togliere che quando andiamo avanti dobbiamo fare le cose che sappiamo fare. Ma bello, se ci pensi è bello perché due allenatori di Pescara che si incontrano in Serie B penso che sia una cosa bella, a prescindere da come andrà domani. Poi siamo tra l'altro siamo anche amici, quindi poi c'è un aneddoto che ho fatto l'esordio col Pescara in Serie A contro il Parma, quindi ci sono tante cose che nella vita sembra strano, ma capita. Però a prescindere da questo, poi domani saremo avversari nei 90 minuti. No, io sono sereno perché ho visto lavorare i ragazzi bene. I dubbi sono le mie incertezze sono nelle scegliere perché ti hanno messo in difficoltà e quindi sicuramente non dormo solamente per le incertezze che avrò di far giocare un giocatore o l'altro. Però sono sereno perché i giocatori mi hanno fatto una settimana dove un allenatore deve stare sereno.